Buonasera mister Allegri, Marco Venditti, signora mia Calcio News. 15 Coppa Italia per la Juventus, 5 per lei, è un record di per sé entrato nella storia. Dove ha vinto questa partita stasera? Solamente questa domanda, grazie. Buonasera a tutti, devo ringraziare solamente i giocatori perché comunque hanno regalato alla società e a me una bella vittoria. Prego. Salve mister Zorloni, Tele Lombardia. Vi devo chiedere un po' di quel gesto che c'è stato poi nei festeggiamenti, visto che abbiamo parlato di festeggiamenti con il direttore sportivo, che fosse rivolto quel gesto di, tra virgolette, allontanamento, e comunque ne approfitto per fare i complimenti per la vittoria e il record, perché diventa allenatore con più Coppa Italia appunto per quanto riguarda la manifestazione. Diciamo che sono abbastanza fortunato perché ho allenato le grandi squadre, ho fatto parte di grandi società e ne sto facendo parte tuttora, e quindi sono molto contento. Stasera bisogna gioire della vittoria, partivamo sfavoriti, devo fare i complimenti all'Atalanta per come hanno giocato e soprattutto un grosso in bocca al lupo per quello che sarà la finale di Europa League. Il resto, la Juventus è vincere e stasera l'abbiamo fatto. Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it, complimenti per la vittoria e le chiedo se questa per lei è una rivincita dopo tutto quello che è successo negli ultimi tempi e se ha avuto modo di parlare con John Elkann, che era in campo a festeggiare anche lui, grazie. No, ho parlato con la proprietà, con l'ingegnere, mi ha fatto molto piacere vederlo e soprattutto più che ringraziare me, devo ringraziare quelli che sono i giocatori che hanno fatto veramente una partita straordinaria e sono molto contento. Gamba, prego. Sì, l'altro figlio. Ciao Gamba Repubblica. No, volevo chiederti della tua reazione finale prima dell'espulsione, dopo l'espulsione, lo spogliarello, tutto quanto, insomma, hai perso. Ti è piaciuto? Ci ha divertiti abbastanza, sì. Allora, l'importante è divertirsi, esatto. Era un evento. Si può dire che hai perso il controllo, sì, a un certo punto, sì. No. È normale. È normale. Tutto normale, tutto nella logica di un finale di una partita importante. Allora, vi chiedo scusa, solo più due domande perché dobbiamo scappare. Quindi Marota, che vedo lì, e poi ancora una, però abbiate pazienza, verrà poi anche il giocatore. Eccomi mister, volevo chiederle, a prescindere da come andrà questa storia, qual è l'eredità tecnica e morale che lascia dopo questo triennio alla Juventus, questo secondo triennio alla Juventus? Ma ci ha generato? No, l'eredità in senso di quello che lascia dopo questo triennio, dopo tre anni si fanno dei bilanci di solito. Diciamo che la squadra ha un'ottima base. Diciamo che quando sono tornato, per i primi tre anni, il presidente Andrea Agnelli mi aveva chiesto di far parte di un gruppo che doveva sistemare la squadra, di dare sostenibilità e competitività. La Juventus è vincere, stasera i ragazzi l'hanno fatto e quindi siamo tutti molto contenti. Buonasera, Alessandra D'Angiora, eSport. Sono qua. Volevo chiederle, lei ha vinto tanto? Se questo trofeo è diverso dagli altri, in che modo? E se oltre alla giacca ha da togliersi qualche sassolino? No, sassolino no, perché di solito nelle scarpe mi c'entrano i gommini del sintetico e me li tolgo dopo quando vado in albergo, che tolgo le scarpe e tolgo anche i gommini. Quindi è un trofeo, quando si vince un trofeo, guardate veramente, l'emozione che dà partecipare a un evento è una roba veramente unica, ma lo credo anche per voi. Stasera è uno stadio meraviglioso, tifosi meravigliosi della Juventus e dell'Atalanta. È stata una bella partita tecnica, con occasione da una parte e occasione dall'altra. Fortunatamente l'abbiamo vinta noi e questa è la cosa più bella. Però già partecipare a una finale vuol dire che hai fatto un buon lavoro e siamo tutti contenti. Grazie a tutti. Buonanotte, grazie.